Buongiorno, buon caffè. L'autorità rivela la nostra dipendenza. Ho letto questa frase su un libro e sono rimasto fermo, immobile, come folgorato. Perché contiene una verità così profonda che bisogna assaporarla un po' alla volta, soprattutto per comprenderne le conseguenze. Già, perché in questo mondo che invece ci vuole far sentire protagonisti di ogni cosa, sei tu il padrone di tutto, sei tu che comprendi tutto, sei tu che vuoi tutto, sei tu che puoi tutto, la dipendenza non ci piace. Già, il punto è questo, che nel momento in cui noi riconosciamo un'autorità, perdiamo di importanza, perdiamo di controllo, perdiamo di indipendenza, perdiamo quell'autonomia che pretendiamo di avere su ogni cosa. Riconoscere un'autorità vuol dire riconoscere la propria dipendenza, che vuol dire riconoscere la propria fragilità in qualche modo. E noi non vogliamo in nessun modo apparire fragili, non vogliamo in nessun modo apparire così piccoli da doverci appoggiare a un'autonomia più grande della nostra, a un'autorità appunto, qualcuno che ci dica cosa è giusto fare, cosa è giusto sapere, cosa è giusto pensare, perché noi abbiamo la pretesa di prendere ogni decisione in maniera del tutto autonoma, del tutto indipendente, del tutto slegata dai fatti, senza renderci conto che in realtà poi siamo succubi di altri fatti, di altre autorità, di altre decisioni, di altre verità che neghiamo a noi stessi. È un punto importante ed è un punto legato al fatto che oggi c'è questa terrificante rinuncia, terrificante rifiuto di ogni autorità. Forse allora dovremmo cominciare a riconoscerci un po' più fragili, un po' più deboli, un po' più desiderosi, oltre ad aver bisogno, desiderosi di autorità, che sia quella giusta, però quella che ci guida verso il nostro bene. Buongiorno e buon caffè.